Presentazione dell'intera rosa dello Spezia Calcio per la stagione 2017-2018. Andiamo in diretta dallo Stadio Picco, dove per noi c'è Selene Ricco che ci racconterà appunto questo momento. Selene, a te la linea. Buonasera dallo stadio Alberto Picco, eccoci di nuovo qua per l'attesissima presentazione della prima squadra aquilotta. Ci troviamo proprio all'Alberto Picco, dove prima della settima edizione del trofeo in ricordo di Mattia e Ilaria, due tifosi aquilotti scomparsi troppo prematuramente, a cui già è andato il ricordo anche da parte di Stefano Chisoli, che sta parlando proprio in questo momento, ma prima avverrà appunto la presentazione della prima squadra, presentazione che sarà arricchita, come dicevamo prima, anche durante il nostro telegiornale, dalla presenza del neo attaccante campione del mondo Gilardino, arrivato in riva al golfo proprio ieri e oggi presentato alla città. Un momento sicuramente atteso, quello della presentazione della squadra, richiesto anche dai tifosi che più volte durante le nostre trasmissioni sportive ci chiedevano proprio informazioni in merito alla data di questo avvenimento. Un avvenimento importante, perché è in questa occasione proprio che i tifosi hanno modo anche di conoscere meglio i giocatori. Tifosi che si stanno già facendo sentire, che sono in questo momento disposti nel settore della curva ferrovia, davvero numerosi per assistere a questo momento. Come sempre lo speaker della serata è Federico Lavalle, che prima di presentare la squadra darà ovviamente la parola a tutti gli organi della società. Due parole di saluto. Grazie a voi, grazie allo Spezia Calcio, a tutti i tifosi, ai sogni che anche quest'anno si rinnovano e soprattutto oggi con questa stupenda novità. Ma un grazie a tutti i giocatori che daranno tutto per la nostra squadra come da tradizione. Forza Spezia! Grazie, salutiamo anche il vicepresidente Andrea Corradino e l'amministratore Luigi Micheli, un saluto anche al direttore sportivo Andrisi, e iniziamo ora magari a salutare naturalmente anche chi lavora dietro le quinte, perché naturalmente tutto di facciata, ma ci sono dei personaggi inquietanti, specialmente gli angeli custodi della prima squadra, Massimo Datteri e Ivan Bencini, che non si dannano tutto il giorno per la maglia bianca. Arriva anche il direttore sportivo Andrisi, che si accomoda qui con noi. E l'applauso è per tutto lo staff dirigenziale, oltre al nostro sindaco tifosissimo. Sono la gloria! Sono la gloria! Bene, iniziamo con il presentare lo staff medico che si prende quotidianamente cura dei nostri ragazzi. Direi di far entrare Nicolò Salati, Giacomo Babboni, Simona Bertano, Giampaolo Poletti, Daniele Tarsi. Ed eccoli, importantissimi per le cure dei nostri giocatori. Finalmente anche il gentil sesso è rappresentato. Guardate che pettinatura. No, invidioso non è male, invidioso. Bene, dottore, con un po' di musica di sottofondo iniziamo a presentare lo staff tecnico con Leonard Pinto, Daniele Chiolerio, Lorenzo Giunta, che dire, il Giaguaro Maurizio Rolandi con la nostra maglia. Maurizio Rolandi ne ha viste di cotte e di crude. Dovresti fare il saltello se hai il coraggio. No, Mauri,
tra noi. Uno, due, no, uno solo all'intanto, due, terzo, uno spettacolo, Maurizio Davanti. Che dire, hai fatto il botto, Massimiliano Botto. Un attimo, anche perché abbiamo presentato giustamente il sindaco di La Spezia, ma un altro sindaco lo abbiamo avuto qua negli anni, ora nello staff tecnico, Roberto Chiappara! Al passare... Che dire, un altro ragazzo che ha giocato nelle giovanili dello Spezia Calcio, ha giocato e suo padre è stato un grande giocatore dello Spezia e un grande amico, Luca De Fraia. Grande Luca e un abbraccio a Maurizio. Ed eccolo. Grazie. Allora, ragazzi, questo li sveglia sicuro. Allora, grazie alla musica. Mister, siamo partiti. Una squadra con lo spirito che piace alla gente del Picco. Cosa chiedere di più? Sei soddisfatto di questo inizio campionato? Direi, diresti. Soddisfatti mai, perché vorrebbe dire essere arrivati... alla conclusione, invece ci sono margini, intanto buonasera a tutti, ci sono margini di miglioramento importanti e noi dobbiamo migliorare, perché questo gruppo deve migliorare e deve essere una squadra che sempre di più sia una squadra da Picco, perché è la caratteristica migliore che possa avere la nostra squadra e deve avere la mia squadra, perché questo pubblico merita una squadra che non molli mai fino alla fine, e la nostra maglia sarà sempre sudata a prescindere da qualsiasi tipo di risultato, questo sicuramente. Il regalo della maglia della Curva Ferrovia lo teniamo, eh? Sì, questo è stato un bellissimo regalo, il più bel regalo che potessi ricevere, perché dopo poche partite ricevere la maglia della Curva è una gratificazione importante, perché vuol dire che si sta formando un legame importante tra la squadra e la nostra tifoseria, ed è un punto importante da cui partire. Grazie, grazie al mister, buon lavoro al mister Fabio Gallo. È il momento ora della squadra, direi di salutare prima chi non può essere qui con noi, è impegnato con le nazionali, Antonio Candela, Gabriele Corbo, Giulio Maggiore e Matteo Pessina, impegnati appunto con le nazionali azzurre. Quindi un saluto, un applauso da tutti noi, va anche a loro che stanno portando in alto i colori di Spezia Città e Spezia Squadra. Partiamo ora con i portieri, accompagnati dalle ragazze del settore giovanile Aquilotto. Iniziamo con Thomas Saloni. Lo spezzino, la risposta sempre manca, a so a sé, presto Thomas Saloni. Proseguiamo con il numero 33, Raffaele Di Gennaro, a so a sé. Raffaele Di Gennaro, è il momento ora di uno spezzinaccio.
Davide Bassi. Ed eccolo Davide Bassi. A sé. Davide, due parole con noi belli. Rita. Bravo, state vicino. Un attimo, grazie. Allora, Davide, dalla curva in porta, mamma mia che passo. La distanza è poca, ma è completamente diversa. Fa un effetto particolare giocare con la maglia della propria città. Sì, assolutamente. Non stancherò mai di dirlo, quanto sia felice e onorato di poter vestire questa maglia che ho sempre seguito e amato sin da bambino. Ok, grazie a Davide Bassi, la musica leggermente più bassa, grazie. Quando parla i giocatori, passiamo ora ai difensori. Nicolas Gianni! Con i giocatori che entrano in curva per qualche foto veloce e qualche sorriso e qualche stretta di mano abbastanza veloce. Nicolas Gianni! Ed eccolo, accompagnato da... A Nicolas, prego! Con il numero 13, Tommaso Augello. Tommaso Augello. Ed eccolo, accompagnata sempre dalle ragazze del settore giovanile Aquilotto, in particolare... La Perriere Eleonora. Eleonora La Perriere, guarda te. Che dire, questo è il mio mito, col numero 5, Daniele Capelli. No, per dire. Capelli, beata te, Capelli, Daniele Capelli col numero 5. Beata te. Beata lui. Beata lui, perché. No, grazie fratello. Continuiamo. Ciao. Ciao. Bene. Con il numero 17, Arturo Calabresi. Arturo Calabresi. Un giovane promettentissimo con il numero 17, accompagnato dalla signorina Giorgia. Giorgia. Che dire, questo secondo me, questo che arriva non è tanto da picco, però vediamo. Con il numero 3, Walter Lopez! Che dire, è stato a picco, tutto bene, tutto a posto, tutto a posto, parlo spagnolo, e poi Belin, sì, tutto bene, dai. Tutto bene, ok, Walter Lopez, con il numero 3, parlavamo di Spezzini, con il numero 6, Pietro Ceccaroni. Ed eccolo, il ragazzo cresce bene, Pietro Ceccaroni, faccia d'angelo. Non so cosa ho detto, però è venuta. Guarda che non era per me. Ah, mi scusi. Pietro Ceccaroni, con Martina. Ciao a tutti. Grande Pietro Ceccaroni. Con il numero 28, Alberto Masi. Un nuovo acquisto
di quest'anno con il numero 28 Alberto Masi. Non riescono ad entrare in curva, meglio così che stiano in campo, ed eccolo con il numero 28 accompagnato Alberto Masi. Benedetta te davvero. E adesso da uno nuovo a un veterano col numero 23, Filippo Deco. Nell'ultima partita anche capitano Filippo, pensavo di averle viste adesso. No, per dire, capito? Non l'ho detto. No, non, guarda che ti voglio bene, fratello. Accompagnato Laura con il quasi quasi capitano Filippo Deco. A proposito del quasi quasi, ora invece c'è proprio il nostro capitano, 9, Claudio Terzi, il capitano dello Spezia Calcio, con il numero 19, Claudio Terzi. Il capitano dello Spezia Calcio che voleva salutare i ragazzi della curva, accompagnato naturalmente da Alice. Claudio, due parole al pubblico, abbassiamo leggermente, grazie. Ringraziamento da parte mia della squadra di essere venuti e credo che si stia creando un legame importante tra noi e voi, e noi con il lavoro quotidiano cercheremo di rafforzarlo sempre di più. Comunque grazie di quello che fate, di come ci sostenete. Grazie al capitano Claudio Terzi. Al momento dei nostri centrocampisti con il numero 7, Francesco Bolzoni. Anche lui un nuovo acquisto, Francesco Bolzoni, addirittura accompagnato da due ragazze, due bambine dello staff. Continuiamo con il numero 8, Wande Lopez Prados, o Prados Lopez Wande, come volete. Ciao Bolzo. Con il numero 8, Prados Lopez Wande, ed eccolo che saluta la curva ferrovia insieme alle ragazze. Con il numero 27, Leonardo Benedetti, un altro ragazzo. Al momento del numero 14, Luigi Giorgi, ed eccolo Leonardo Benedetti con il numero 27, Luigi Giorgi con il numero 14, ed eccoli che stanno sfilando sotto la curva ferrovia. Ricordiamo la partita con la SD Valdivara per il settimo trofeo Mattia Ilaria, ed eccolo Luigi Giorgi. È il momento del numero 20, Gennaro Acampora. Con il numero 20, affezionato alla Spezia, Jenny Acampora. Proseguiamo con un altro spezzino, con il numero 24, Luca Vignoli. Signorine, buonasera. Anche a te, signorino. Ed ecco Luca Vignoli con la sua flemma indiscussa. Ed eccolo. Buonasera, con calma, c'è il torneo dei metronotte più tardi. È già pronto. Luca Vignoli, è il momento dell'ultimo reparto. I nostri attaccanti
Partiamo con Yuri Cisotti e Irakli Shekilazde. Passiamo, dopo Yuri Cisotti e Irakli Shekilazde, al numero 18, David Okereke. Ed ecco il numero 18, David Okereke. Per poi continuare con il numero 26, Giuseppe Mastino. Ed eccolo Davide e Giuseppe Mastino. Mia cate mio, eh? Ed eccolo col numero 11, Edoardo Soleri. Ed eccolo il bomber della primavera della Roma con il numero 11, Edoardo Soleri. Ah no, eccolo qui. Grande Edoardo con il numero 9, è lui, Francesco Forte. Eccolo con il numero 9. Francesco Forte con il numero 9. Al momento ora con il numero 29 è lui, è il Diavolo Granace. Oh, 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 la lancio io. Oh, oh, oh. Ed eccolo il Diavolo. È il Diavolo. Fammelo urlare! È stato... Bon, eccole qua. È stato tutto bene, mio amico? Tranquillo, tranquillo. Sì, sì, tutto bene. Buonasera a tutti. Allora, un altro anno alla Spezia, no? Bene, benissimo il primo anno. Che obiettivi abbiamo per questa stagione? All'obiettivo di continuare così, di fare bene, vogliamo salvarci il prima possibile, lo sappiamo tutti, ma soprattutto combattere ogni volta come stiamo facendo ogni sabato. Ed è questo che la gente del Picco vuole. Grazie al Diavolo, è il momento del numero 39, senza gol, sotto la curva Ferrovia, con il numero 39, Guido Marino! Guido Marilungo, un golletto sotto la curva Ferrovia ogni tanto. Ed eccolo Guido Marilungo che saluta il pubblico di Spezia. Guido, no, no, non pa, c'è la privacy, niente, ciao, come una bomba, lo scherzo. Non sai parlare, basta che faccia far gol. Thank you.
grazie alla Traviaia. Alberto, già oggi, no? Bagno di folla allo Spezia Store per la conferenza stampa e tanta gente, no? Un bel impatto con Spezia, abbiamo messo il violino tanto per ricordare un po', no? Un po' di tanta roba. Tuo approccio? Oh, benissimo, buonasera a tutti e grazie per l'accoglienza, grazie a tutti. Un ringraziamento ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per come mi hanno accolto e niente, adesso bisogna lavorare e basta. Prima approccio a Spezia, l'hai detto già, importante, hai calcato piazza importante, però mi sembra anche qua il calore non manchi, quindi basta indossare con passione e cuore la maglia bianca e ti sarà riconosciuto il tutto. Sì, grazie, grazie veramente. Grazie Alberto Girardino. Bene, abbiamo terminato questa presentazione Naif sotto la curva Ferrovia. È il momento ora di iniziare la gara per il settimo trofeo Mattia Ilaria, ricordando due nostri amici contro ASD Valdivara. A dopo la gara per le premiazioni del torneo. Grazie e andiamo. Ecco, mister, si è appena conclusa la presentazione della squadra, tra poco un altro momento importante, quello per ricordare due tifosi prematuramente scomparsi, ma quello che conta sicuramente, che è emerso da questa sera, è che il pubblico di Spezia ha veramente capito il vostro progetto, lo ha sposato, condiviso e vi sta dando quell'aiuto in più forse per raggiungere l'obiettivo. Noi dobbiamo identificarci nei nostri tifosi. I nostri tifosi vogliono una squadra che non molli, una squadra che sia sempre presente fino al 95esimo. E penso che fino adesso la squadra stia rispondendo alla grande. Dobbiamo continuare così perché siamo solo all'inizio. Ecco, la curva Ferrovia le ha anche regalato una maglia. Sì, mi ha regalato una maglia dopo la vittoria contro l'Entella. Quindi è il più bel regalo che potessi ricevere in un momento dopo poco tempo dall'inizio. Quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, che stanno apprezzando quello che stiamo facendo. Grazie mister. E abbiamo sentito il mister Fabio Gallo parlare subito al termine della presentazione della prima squadra. Ovviamente i tifosi rimarranno qui per assistere alla settima edizione del trofeo in memoria di Mattia e Ilaria, dove proprio la prima squadra aquilotta affronterà il Val di Magra, che milita nel campionato di eccellenza ligure. Per questa sera è tutto, noi dall'Alberto Picco vi salutiamo, grazie e arrivederci.